perfetto ragazzi eccoci qua per un'altra presentazione sono arrivate altre domande o meglio altre richieste per quanto riguarda i trasformatori e particolarmente nello specifico questi trasformatori qua allora è sempre un trasformatore come al solito ok non è che ha cambiato fisionomia ok è sempre uguale trasformatori quindi di, come al solito di potenza ok perché appunto c'è il suo nucleo ferrico nc perfetto e questo si sapeva già ok però è un trasformatore specifico che si trova appunto sono trasformatori specifici che si trovano appunto nei gruppi di continuità questo qua è uno di media potenza se non sbaglio, è un 100, no, neanche 100, un 80, eh, non mi ricordo più quant'era, era un 80 volt ampere. Se non sbaglio, 70-80 volt ampere. Comunque, già una buona potenza. Ok, perfetto. Qui abbiamo appunto l'ingresso, ok, e qui abbiamo l'uscita, fase neutro, identificata appunto con i due colori, ok, blu chiaramente per il neutro, e rosso per la fase, ok. Ed esce appunto a tensione di rete, ovviamente, ok? Perché appunto un trasformatore, appunto, sono trasformatori che si trovano nei gruppi di continuità, che sono appunto quei gruppi che tutti, appunto, conosciamo, perfetto, che come funzionano? Quando. Io chiaramente gli collego il computer, gli collego gli utilizzatori che voglio, ok? ed è attaccato chiaramente alla rete. Poi, il tipico caso del temporale blackout, va via la luce, automaticamente il nostro dispositivo viene privato, improvvisamente, della tensione di rete del 230, ok? Allora in quel caso cosa fa il dispositivo? Fa intervenire immediatamente, collega in automatico la batteria interna. Di solito l'accumulatore PB, come sempre. Che automaticamente poi alimenta quindi i nostri utilizzatori per non far sì nel tipico caso del computer che va vada all via la luce, io perdo i dati perché non ho salvato, poi mi incazzo, ok, <ride> perfetto bene, ok? Chiaramente di gruppi di continuità ne esistono di diversa potenza e non mi viene mai in mente l'altro nome. Gruppo di continuità, poi c'è un altro nome, ok? Eh, power non mi, non mi viene in mente. Ok, scrivetemelo sotto che me lo ricordate. <ride> ok, ragazzi, perfetto. Allora, abbiamo qui l'ingresso, ok? Perfetto, come, chiaramente a presa centrale, perfetto, come al solito, perché potremmo poi attaccargli il tipico transistor, adesso qui non lo vediamo, e poi magari in un'altra presentazione lo facciamo funzionare, ok? Per, per adesso non ci interessa. Comunque sia, a presa centrale, i due estremi, 0 di centro, comune di massa e i due estremi, ok? Perfetto, bene. Automaticamente esce poi con 230 volti alternati, ok? Frequenza 50 Hz che poi comunque viene aggiustata, eccetera, eccetera. Perfetto, bene. Allora, questi trasformatori qui, no? Chiaramente poi ne esistono appunto di diverse dimensioni, eccetera, eccetera, no? e A seconda poi dei gruppi di continuità, che okay, Ci sono da un kW, eccetera, eccetera, no? Allora, sono molto comodi, diciamo, quando vogliamo farci un inverter, ok? Un inverter, un inverter di buona potenza, ok? che sarà chiaramente rapportato in questo caso a 80 volt ampere, ok? Analizzando chiaramente le dimensioni. Questo qua è un trasformatore nuovo, eh? perfettamente funzionante, ok? Perfetto. Analizzando quindi le dimensioni del nostro trasformatore, per cui noi facciamo un inverte sugli 80 volt ampere, ok? Lasciamo stare la frequenza, che poi dovremo aggiustare anche quella, però classico inverte, ok? Mettiamo il condensatore, il suo transistor, certo? Per cui creiamo un oscillatore a singolo transistor, un po' come avevamo fatto nella lampada d'officina, ok? Perfetto, Olank, Olamp eh, Workshop, perfetto. Ok, bene. E quindi... Perché è perfetto? Perché questo qui è già stato studiato, quindi è già stato meglio progettato per buttare fuori la tensione esatta di rete 230 V, ok. Entra 12V della batteria, ok, che poi proviene chiaramente dal circuito stampato, e ne butta fuori appunto 50, eh sì, 50, 50 e possiamo buttarlo via il trasformatore se cala giù, giù a 50. No, scherzo allora, e butta fuori appunto la tensione di rete 230 V classica. Tra l'altro, appunto, possiamo vedere che il filamento del secondario, eccolo lì, lo vediamo, ok, è un filo spesso. Oltre un millimetro, è un millimetro e tre eh, circa più o meno. Si usano questi fili qui, sempre a tripla smaltatura. Che avevamo già accennato. Ok, per cui io volessi farmi un inverter, poi appunto lo vedremo. Utilizzo questo trasformatore qui già pronto, ok? Perché è già predisposto appunto per entrare. La tensione è 12 volt ingresso. e usciamo esattamente a 230 volt. È già strutturato, progettato per fare un inverter. Perfetto, ok? Per cui, nel caso, questi trasformatori qui, se ce li abbiamo, sarà perfetto. E ci vediamo in un'altra presentazione. Dopo, magari lo accendiamo, ok? Ma adesso vediamo un po', dipende un po' sempre dalle varie richieste, ok? Perché comunque poi ci vuole tempo, eccetera, eccetera. Perfetto, nella prossima presentazione. Ci vediamo. Ciao ragazzi.